Al Molo Manfredi, ad attendere i 1017 migranti, ci sono i volontari, quelli che hanno rinunciato ad una giornata lavorativa per non mancare di fornire il loro sostegno a uomini, donne e bambini così sfortunati. Cabbia, diciamo, è quasi sempre una costante negli sbarchi, ma la cosa non ci preoccupa tanto, e poi è di competenza dell'ASL la gestione delle persone affette da scabbia. Quindi per altre cose non sappiamo di nessuna patologia in particolare, quindi siamo anche abbastanza tranquilli. Ovviamente tutti volontari, quindi oggi chi ha lasciato il lavoro, chi ha lasciato gli studi, tutti qui pronti. E, diciamo, poi ormai il nostro cavallo di battaglia è la forza che ci unisce con tutte, sì, facciamo squadra. E così la Caritas e la Chiesa, con il vescovo di Teggiano, Monsignor Antonio De Luca, in prima linea. Sono quelli che Papa Francesco chiama gli esclusi, i vulnerabili della nostra società, e verso i quali dobbiamo avere una particolare premura e una particolare attenzione. La nostra nazione italiana, l'Europa, nei secoli passati ha alimentato un forte senso di disponibilità, un forte senso di solidarietà, e non possiamo assolutamente dimenticare queste dimensioni caratteristiche e costitutive delle radici cristiane del nostro continente.